nel suo libro Astrid, come vedete, c'è la locandina in mezzo tra noi due. E allora, ci siamo lasciati domenica con la diretta sulle informazioni e ci ritroviamo oggi con una ragazza di Trevignano, in provincia di Treviso, che sta frequentando l'Università di Trento. Che ha mandato il libro in redazione non per una valutazione, ma per il concorso Io scrivo, tu mi leggerai, e ha vinto il primo posto. Allora, Alessia, come ti sei trovata, cioè, come ti sei sentita quando hai ricevuto, insomma, che avevi vinto il concorso? Certo, ovviamente non è che hai vinto il campiello o hai vinto un concorso rinomato, però comunque hai vinto un concorso. Come ti sei sentita? Beh, intanto buonasera e sinceramente io ho mandato il libro a un concorso per la prima volta dopo 5 anni che era stato scritto e ho trovato il concorso in internet e assolutamente senza nessuna aspettativa l'ho inviato e sono stata molto contenta e molto sorpresa di ricevere il primo premio, anche perché è la prima volta che vinco un concorso e tutto. Allora, a proposito di vincite, come sapete, per tutto il mese di maggio abbiamo lo sconto sul catalogo del 20%, ma quando facciamo le dirette con l'autore, il primo che fa la domanda all'autore vince il libro dell'autore che abbiamo pubblicato. E la settimana scorsa, venerdì, ne abbiamo regalati due, l'hanno già ricevuto, hanno già fatto i loro commenti. E quindi sono stati contenti perché magari uno pensa a un gioco così, no, non si avvera, invece l'hanno già ricevuto e già lo stanno leggendo. E quindi adesso oggi tocca a Astrid. Astrid, chi è Astrid, Alessia? Astrid, diciamo che è la protagonista del romanzo, e anche se il lettore non la conoscerà subito come Astrid, Astrid sarà il nome che assumerà in seguito a tutto il percorso che affronta durante il libro, tale appunto i personaggi in questo mondo distopico hanno dei codici che appunto li numerici, alfanumerici, mentre al termine la nostra protagonista riuscirà ad avere questo nome che sceglierà da sola, il quale afferma l'identità che ha maturato. Di cosa parla innanzitutto ti volevo chiedere, è la tua prima pubblicazione, la tua prima opera, insomma, che vedi pubblicata? Ho pubblicato due racconti in antologie con Ah, Istoriche ok. Edizioni, però come mia opera personale è il primo. È la prima, è il primo. Sì. E che effetto ti fa? Che stai facendo, insomma, per farlo conoscere? Ti sei mossa? Hai fatto qualcosa in particolare? Anche se in questo periodo, purtroppo, come sappiamo tutti, con il coronavirus non si possono fare presentazioni e tante altro, però hai in mente qualcosa in particolare per promuovere Astrid? E al momento, date le limitazioni che stiamo vivendo tutti, ho cercato Infatti. di farlo conoscere attraverso i miei profili personali di Facebook e di Instagram e ovviamente poi attraverso parenti e amici. Sto cercando di organizzare delle letture con le biblioteche qui intorno e poi comunque prossimamente prevedo di aprire una pagina Instagram apposta per Astrid. Ok, ci puoi dire la trama, cioè, ma no, senza rivelare molto, insomma, qualcosa Sì. della trama, dove è ambientata? Astrid è ambientato nella città di Nuova Venezia, che è una metropoli
sorta più o meno, immaginavo, dove vivo adesso, ossia in provincia di Treviso. Dobbiamo ricordare che comunque si svolge tutto quanto nell'anno 2124, quindi fra 100 anni più, insomma. Sì. Quindi sì, in seguito a una ipotetica terza guerra mondiale abbiamo avuto questi cambiamenti politici che hanno portato all'affermazione di un'entità politica autoritaria che sono gli Stati Uniti d'Europa, i quali appunto sono autoritari e controllano ogni aspetto della vita delle persone. E, guarda, ti interrompo, poi riprendi. Mm-hmm. Allora è arrivata Loredana, che salutiamo, ciao Loredana, Carmen, Rosa e Paola, e anche Melania. Paola ti fa però la domanda, quindi è la prima domanda: vincerà il tuo libro? Quindi il libro è reale o è fantastico? Quindi o è di fantasia? È ambientato in un ipotetico futuro del nostro mondo, quindi direi che è fantastico, però allo stesso punto basato sulla realtà, nel senso che la sua ambientazione esaspera delle problematiche che affrontiamo adesso, ad esempio il fatto di essere costantemente tracciati attraverso i telefoni o di avere la vita programmata in qualche modo. Sì. Quindi è uno scenario esasperato di quello che già vediamo oggi. Però c'è da dire che comunque sia, noi odiamo queste cose, cioè non ci piacciono essere tracciati, però comunque sia, oggi come oggi, se non abbiamo queste applicazioni, queste internet, cioè saremo comunque fermi, no? Sì, in questo particolare momento assolutamente, solo che l'ho scritto 5 anni fa e non presagivo assolutamente in questo momento. Sicuramente non nel 2124 non andranno in giro in mascherina e guanti. Però ecco, stiamo parlando anche di questo, per esempio c'è quell'applicazione che hanno detto che vogliono comunque per monetizzare, no, i positivi, per vedere, cioè, quindi più o meno sarà quello, cioè più o meno quello che tu hai scritto, no? Cioè, nel senso, sì, che non siamo più liberi. Sì, solo che nella mia ipotesi l'emergenza per il quale sarebbero stati implementati questi strumenti è stata superata, è stata risolta con successo, però questi controlli non sono stati allentati e viene sempre usato lo spauracchio delle vecchie guerre, delle vecchie problematiche per giustificare questo controllo sui cittadini. Allora, vediamo Loredana che dice. Il fantastico e futuribile ti affascina sempre? Diciamo di sì. Io innanzitutto ho cominciato a leggere fantasy e sono una grande appassionata di Tolkien, anche se poi negli anni ho cominciato a leggere Orwell, Huxley, Arancia Meccanica, questo genere di narrativa distopica. E infatti Astrid è nato dopo che ho scritto la mia tesina di maturità sulla letteratura distopica. Quindi è stata un po' la mia elaborazione di quello che ho letto. Ma diciamo che di solito i primi racconti, specialmente il primo racconto lungo che un autore fa per una futura pubblicazione, riprende proprio, diciamo, i libri che ha sempre amato, cioè nel senso, sì, è io uguale, perché io amavo comunque i gialli e quindi la mia via è stata quella dei gialli, quindi questo è normalissimo. Ci ha raggiunto anche Marco e allora quanto puoi dire ancora del tuo libro? Cioè, metti mistero, tu calcola che hai i lettori davanti a te
e devi invogliare a comprare il tuo libro. Cosa gli diresti? Innanzitutto direi che questo libro in qualche modo si collega alla nostra situazione attuale, in quanto è quasi un post-coronavirus in cui i cui controlli non sono stati allentati. E, appunto, la protagonista poi viene scelta per fare un percorso psicologico in cui si cerca di vedere se può recuperare l'umanità e se può apprezzare tutto ciò che il regime non ritiene opportuno, e poi scoprirà se la sua nuova identità è compatibile o no con quello che è il mondo al di fuori, che non è cambiato comunque. E la copertina, tu hai chiesto alla grafica di una donna, insomma, con le catene, no? Giusto? Queste catene, quindi, che cosa rappresentano? Io ho sempre immaginato la copertina. Sì, ho sempre immaginato la copertina come collegata al mito della caverna di Platone, in sì. cui ci sono gli schiavi che guardano le ombre dei falsi idoli che passeggiano e sono incatenati sì. al muro. Uh-huh. E sì, quindi il percorso che la nostra protagonista era stata quella. Sì, e appunto la protagonista rappresenta uno di questi schiavi che è riuscito a spezzare la catena e a vedere cosa c'è al di fuori della caverna, che rappresenterebbe il regime in questo caso. Il regime, ok. Cercando, insomma, spezzando la catena, di uscirne fuori, no? Sì. Allora, Carmen, stai pensando di scrivere un altro libro e di che genere? Al momento sto lavorando su una trilogia di fantasy medievale, quindi tutt'altro genere, però è una trilogia che ho cominciato quando avevo 13 anni e adesso sto rimaneggiando, ovviamente. Ma perché? Quante volte lo rivedi tu un testo? Cioè, diciamo adesso, questo erano 5 anni che era nel cassetto, ma perché tu l'hai letto, l'hai lasciato nel cassetto e poi ripreso dopo 5 anni, o in questi 5 anni hai provato magari a pubblicarlo in un altro modo, oppure non eri sicura di farlo? Perché in realtà Astrid è un caso particolare, perché io l'ho scritto in 10 giorni e non l'ho mai più rivisto in tutti questi anni. E questa è stata anche la prima volta che l'ho proposto a una casa editrice, perché spesso, essendo un racconto lungo, risultava troppo corto o per essere un romanzo, e troppo lungo per essere un racconto breve. Quindi non avevo mai cercato di pubblicarlo. E invece per altri testi li rivedo costantemente. Quindi sì, non lo so, magari dipende dall'opera. Però anche l'altro, tu hai detto che avevi 13 anni, quindi anche l'altro è tanto che lo hai. Come, scusi, puoi ripetere? Non ho sentito. Hai detto che l'altro, hai iniziato questa altra opera che stai, diciamo, lavorando, e sì, che sì. Comunque avevi 13 anni quando lo avevi scritto. Sì. Quindi sono passati più di 10 anni, giusto? Sì. Però quella è una storia un po' più complessa e più lunga, e quindi la rimaneggio costantemente. Ecco, e questo rimaneggiare, era questa che ti volevo portare a questa domanda, ma rimaneggiare, cosa cambi ogni volta che lo riprendi in mano? La trama, i luoghi, la scrittura, cosa? Cos'è che cambi? La maggior parte delle volte semplicemente lo stile, che magari scrivendo di getto magari si scrivono frasi troppo lunghe oppure periodi troppo lunghi, e più raramente cambio la trama
e magari dialoghi, cerco espressioni più incisive oppure cerco di riassumerli. Sì, dipende un po' dal caso in sé. E nel caso di Astrid è scritto in modo molto asciutto e molto essenziale, quindi forse per questo non l'ho più toccato in seguito. Ok, allora guarda, abbiamo Loredana che ti dice sei giovanissima, eh sì, Loredana è giovanissima, e beata lei. Poi c'è Luca Biscardi, c'è un autore o autrice che ti ha ispirato? Poi prima c'era Anna Celenta che ti fa i complimenti, che ti dice che non è il suo genere, ma quando insomma l'ha letto per questione lavorativa ha notato la tua capacità di scrittura e mi ha davvero sconvolto e sconvolto nello stesso tempo, e quindi insomma vabbè, ti ha fatto i suoi complimenti. Ma ecco, dicevo, Luca Biscardi ha detto c'è un autore o autrice che ti ha ispirato? Diciamo che l'autore a cui sono più affezionata, perché ho cominciato a scrivere, a leggerlo da giovanissima, è Tolkien. Invece per la letteratura distopica, e quindi che ha ispirato questo romanzo, sono stati più a che altro Huxley e Orwell, credo. Ma come si arriva da giovane a... Cioè, tu sei giovanissima, sei nata nel... Allora, 96. Nel 96, cioè, hai... Cioè, io ho tre figlie femmine e la più piccola è del 90, quindi io dico che è la piccola, e ha 30 anni, no? Ormai. E... Però devo essere sincera, c'era la grande che leggeva in biblioteca, andava a prendere i libri a tutta andata e aveva una lettura frequente. Poi sai, si facevano quei concorsi che dicevano chi leggeva di più durante l'anno, no? E quindi sì. C'era la battaglia tra allievi. Però non l'ho mai vista con questi libri che io ritengo pesanti. Come vedete una giovane ragazza ad andare a trasportarsi su quella lettura? Credo, io sono sempre stata una persona che ha avuto bisogno di risposte, di cercare di capire il mondo che la circonda. Non sono risposte che ho trovato nei libri più leggeri, per dire, quindi mi sono avvicinata, sì, ultimamente sto leggendo parecchia letteratura russa, per dire, e quindi non lo so, trovo che quei libri mi diano delle risposte e mi facciano capire meglio il mondo che mi circonda. Può essere un'esigenza che varia più l'uno dall'altro. No, questo mi fa piacere che proprio adesso, poi che siamo al mese dei libri, no, della lettura, dire proprio a chi ci sta ascoltando che leggere comunque ti fa scoprire anche cose che magari non conosci, no, che neanche magari a scuola, non perché non ci sia un insegnamento adeguato, ma perché determinati argomenti magari non vengono poi presi in considerazione, no, nelle scuole. Quindi se uno vuole imparare di più deve comunque avere la scelta sulla lettura, e quindi questo mi fa piacere, insomma, di questa cosa. È che quando uno si immagina una ragazza giovane come lo sei te, cioè uno pensa oddio, che succede? Pensa che magari, non so, qual è stato il primo libro, magari quello di Tre metri sopra il cielo, capito? Questi libri, ma non per togliere nulla a Federico Moccia, per carità, non voglio assolutamente, però sono comunque libri che non mangiano tutte i giovani, insomma, capito? Quindi sono letture particolari. Poi comunque leggo che tu in questo periodo, anche se adesso sei a casa, però diciamo prima che succedesse del coronavirus eri a Trento, che
per la laurea di cioè quindi stai frequentando per la laurea magistrale, giusto? Sì, sì, esatto. Direzione aziendale. Sì. Che vuol dire in direzione aziendale? Cioè, scusa l'ignoranza, perché in direzione... io quando l'ho letto, perché non sono andata poi a finire magistrale, ho pensato subito all'insegnamento, no? Invece non c'entra assolutamente niente, perché quello poi è un altro ramo. No, no, assolutamente. Semplicemente il fatto che io ho fatto i primi 3 anni in economia e ho conseguito la laurea triennale e quindi adesso sto facendo il biennio di specialistica in direzione aziendale. Teoricamente dovrebbe prepararci a diventare dei dirigenti, poi bisogna vedere come andranno le cose. E quindi tu andresti a insegnare nelle... giusto? No, andrei a lavorare in azienda, meno. Ok, ma quindi diciamo in azienda è sempre una parte economica? Sì, sì. Ok. Allora, no, era perché non è un ramo che non avevo sentito molto spesso, capito? Quindi, e che tra, ecco, tra le tue letture, il tuo modo di scrivere portava un po' fuori, o mi sto sbagliando? Sì, non è stata la scelta più ovvia, però... Ah. Ho sempre voluto fare la scrittrice fin da quando ero piccola, però nel senso a un certo punto nella vita, quando poi arriva il momento di scegliere l'università, bisogna anche fare i conti con la realtà e quali sono effettivamente le probabilità che io possa vivere solo scrivendo libri. No, guarda, ti devo dire che neanche i scrittori che hai nominato tu oppure quello che ho nominato io vivono di scrittura, questo te lo posso garantire, perché specialmente nel mondo editoriale dove che viviamo non si vive di scrittura. La scrittura è un'arte e all'arte bisogna dargli da mangiare, non ce lo dà da mangiare, è al contrario, quindi... Però non dobbiamo comunque andare avanti e continuare con le nostre passioni. Allora, c'è Franca che è arrivata. Ciao Franca e Francesca, benini che ti fai i complimenti. Grazie. E anche lei è giovanissima, tu un po' di più di lei, però... è la gioventù che in questi anni, no? Cioè il futuro che avremo dovrebbe portare novità, cose belle. Tu cosa faresti per cambiare? A parte quello che è scritto nel libro. Diciamo che un po' mi dispiace il fatto che sembra tutto in qualche modo costruito per interesse. Ogni rapporto umano sembra avere una base di interesse sottostante. Quando viene a mancare quell'interesse, viene anche a mancare il rapporto. Il rapporto, sì. E è quello che mi dispiace sinceramente del periodo che stiamo vivendo. E sì, anche questo stesso periodo di quarantena comunque ci fa un po' scoprire chi sono i veri amici, i veri parenti e in qualche modo su chi possiamo effettivamente contare al di là della nostra normale vita frenetica. Vabbè, adesso diciamo in questi ultimi 2 mesi la frenesia è quasi sparita, no? Non c'è stata. Ma quello che ti ha messo più paura cos'è stato? O che ti mette ancora adesso? In qualche modo l'incapacità che ci può essere da parte di alcune persone di sacrificare una parte della propria libertà perché tutti escano da questa situazione più rapidamente. Sì, infatti. Quello più che altro. Sì, no, ma infatti noi ridiamo dei post su Facebook, quello sì. Che porta a passo la tartaruga, quello che
addirittura oggi ho sentito anche un cinghiale, quindi voglio dire, mi fa ridere questa cosa, perché solo che sai qual è il problema? Che a volte è il potere, no? Che alcune persone ritengono di avere e che indispettisce l'altro. Perché poi dopo alla fine penso che più o meno tutti abbiamo capito che è pericoloso, che dobbiamo uscire con la mascherina, che dobbiamo stare distanti, eccetera. Però poi c'è il potere. E ritorniamo ad Astrid, no? Sì. Ritorniamo anche lì, perché anche nel 2124 cos'è che era, diciamo, la cosa più... sul libro, in quell'anno dove tu hai ambientato il tuo racconto, la prima impressione che dà è quello che comunque c'è tanto potere. Sì, le stesse famiglie vengono smembrate, i bambini vengono tolti dalle famiglie fin da piccoli perché temono che si possano inculcare idee diverse da quelle del governo e vengono restituiti quando ormai sono adolescenti e quindi già ribelli. Già ribelli e con nella mente quello che gli è stato insegnato. Sì. E quindi come lo vedi tu? Allora, Carmen dice, ascoltandoti rimango stupefatta per la tua maturità nonostante la tua giovane età. E questo fa capire che la maturità non dipende dall'età anagrafica. Complimenti. Carmen, dipende da quello che ha letto prima, capito? È per questo che io lo dico. È da lì che dipende. La tua voglia di scoprire cose che non ti veniva detto tutti i giorni o che non trovavi nei cosiddetti libri leggere ti dà comunque ti fa onore di questo, perché è una persona che comunque vuole un continua crescita e che vuole sempre scoprire cose nuove. Sì, almeno leggendo sempre e cercando sempre di approfondire cose diverse, in qualche modo da una mentalità più aperta, e trovi più analogie anche con la realtà, quello che succede non ti sembra più così sconvolgente, ma puoi in qualche modo rapportarlo a quello che hai già letto, quello che hai già visto in qualche altra forma. Certo. Allora c'è Marco Arcangelo, che anche lui comunque è un ragazzo giovane, pensieri che non ti aspetti da una ragazza così giovane, complimenti, leggerò il libro. Grazie. Poi è arrivato anche Emiliano Chiari, buonasera Emiliano. E devo dire che ci stanno seguendo, abbiamo un bel gruppo e adesso però il libro c'è anche Salvatore, c'è Jack, ciao, scusate il ritardo, e adesso diciamo, cosa ti aspetti, Alessia, da questa pubblicazione? Da questa pubblicazione, comunque sono un esordiente, quindi quello che mi aspetto è un po' cercare di farmi conoscere nell'ambiente e per poi proseguire magari con altri libri e altre opere in futuro. Quindi spero che questo sia un po' il mio biglietto d'entrata nel mondo dell'editoria. Giada Sitta, bravissima, sicuramente è una tua amica, vero? Sì, sì, una mia collega. Ma non perché ha detto bravissima, perché i complimenti te l'hanno fatti tutti quanti, è proprio per come entrata, no? Subito bravissima, quindi si capisce. Sulla fiducia. Sulla fiducia, capito? Quindi, ma noi siamo insomma contenti anche di queste nostre dirette che facciamo, perché ti rendi conto, no? Come si diceva prima, no? Dei parenti che li scopri nel momento della difficoltà, no? Quello che si parlava prima. E la stessa cosa, parenti, amici, insomma, e la stessa cosa succede con noi, con la PAV, insomma, con queste dirette. Ti rendi conto che la realtà di chi veramente
ci tiene alla cultura, di chi veramente tiene all'editoria, alla lettura, e questo a me sinceramente fa piacere, perché non vedi, è un bel gruppo di autori che non ci sono né capricci né gelosie l'uno con l'altro, no? Ed è bello questo, perché comunque, voglio dire, alla fine Anna, Loredana, Franca, sono tutti comunque, Francesca, Emiliano, sono tutti Carme, Marco, insomma ne sono molti. Ecco, è arrivata anche Donatella. Ops, non l'ho salutata, ma vi sto ascoltando anch'io. Grazie Donatella. Sono comunque autori PAV, che magari stanno qui ad ascoltare una ragazza che non conoscono, una nuova autrice, e dare a lei supporto, ti fa capire che comunque abbiamo in mano la carta vincente. Che dici? Sì, decisamente, almeno ho visto che la vostra realtà è particolarmente apprezzata per la capacità di creare coesione tra gli autori, e sono contenta di cominciare a farne parte. Ma guarda, Allegra Baldinetti, ciao, ti faccio anch'io i miei complimenti e ti auguro di terminare la trilogia. Grazie. Allora, Allegra Baldinetti è quella che ti seguirà dopo nella diretta, lei ci sarà alle 18. Mm-hmm. E perché noi, diciamo, come ti avevo detto quando abbiamo deciso di fare la diretta, che poi la faremo un'altra insieme a Emiliano, lo ripeto, Alessia è la vincitrice del concorso Io scrivo, tu mi leggerai, ed è arrivata proprio il primo premio. Invece Emiliano è al terzo posto. Quindi poi un giorno decideremo e faremo una diretta con voi, proprio per parlare più in profondità sia della vincita. Purtroppo, come vi ho detto al telefono a te, come l'ho detto a Emiliano, la targa non è che me ne sono dimenticata, ma arriverà quando è possibile, insomma, riandare in... perché è uno dei negozi che comunque aprirà... più tardi rispetto agli altri, no? Sì, certo. Quindi non, però è promessa, e ogni promessa, insomma, va mantenuta. E quindi faremo, ecco, magari una diretta con voi due e con l'altra, la ragazza che è al secondo posto, che era Tommy e Ariel. Insomma, lei è stata al secondo posto, è una favola per bambini. Però il tuo libro e quello di Emiliano invece sono della stessa collana. La fatalità è questa, che sia il tuo che il suo è il mondo distopico. Quindi il lettore, secondo me, perché, come ripeto, non è che li ho scelti io personalmente, ma la scelta è stata scelta da una giuria, comunque, proprio perché, ecco, come abbiamo appena detto, abbiamo questa sinergia con i nostri autori, e quindi tra alcuni abbiamo fatto il club della lettura proprio per scegliere il vincitore. E devo dire che comunque entrambi i libri vinti, al primo e al secondo posto, sono della stessa collana. Forse il lettore è più aperto al futuro. Come, scusa, puoi ripetere? Il lettore nella lettura è più aperto per il futuro, cioè nel senso immaginando un futuro diverso di quello che stiamo vivendo, quindi magari piace di più questo tipo di lettura. Non ho ancora sentito, scusami, deve esserci qualche problema con la connessione. Forse perché non mi senti. Mi senti adesso? Adesso sì. Ok, allora dicevo, tanto comunque non dicevo che il lettore ha apprezzato, quindi se l'ha apprezzato comunque dei lettori nella giuria, sicuramente il lettore in generale apprezza questo tipo di lettura. Se sì, entrambi, sì. I due vincitori è della stessa collana. Sì, almeno io personalmente apprezzo il genere distopico, perché fa riflettere sulla realtà che stiamo vivendo e le possibili
degenerazioni in qualche modo. Quindi penso che sia questo il fascino che hanno questo genere di libri. Va bene, sapremo insomma più in là, insomma, vediamo quello che succede con Astrid, con 1983, il libro di Emiliano, e vediamo come risponde il pubblico. E io, ecco, insomma, ti saluterei, che così saluto momentaneamente invece i nostri ascoltatori, perché 10 minuti e poi torniamo con Allegra. E allora Paola, mandami poi il tuo indirizzo, così poi ti mando il libro di Alessia. Aspettiamo una recensione che poi la mandiamo ad Alessia, così già da lei sappiamo cosa pensa il pubblico esterno. E a te, insomma, ti auguro di proseguire questa carriera o quest'arte della scrittura, e anche, insomma, che tu riesca a con i tuoi sogni, con i tuoi intenti, insomma, per il futuro. Grazie mille. Grazie a te. Ciao Alessia, ciao a tutti. Arrivederci.